A 10.000 like, Simone Crispo farà il provino all'MSP. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi ci troviamo nuovamente in Villa Elitz. Come potete vedere, per fare che cosa? Per dare la rivincita al mio carissimo amico. Entra pure Simone. Eccoti qua. Dopo che ci siamo sfidati sul tuo canale con diverse challenge e abbiamo pareggiato qui in piscina, qui in questo luogo, quest'oggi ti voglio dare una possibilità, ok. Di poterti rifare. Ad oggi sul mio canale la prima sfida, che è stata quella del porta a porta, l'hai vinto. Vero. Poi non mi ricordo se hai vinto altre sfide, altri video sul mio canale. Da quel che ricordo, no. No. Mi ricordo il porta a porta abbiamo fatto ultimamente. Simone Crispo vince contro Off Samuel. Sì. Quindi signori, potrebbe essere il primo video dove io vinco appunto sul mio canale, oppure il secondo video dove appunto... La prima volta che vinco contro Samuel in una sfida, capito? Visto che alla fine il tuo video, ok, però non era me contro te, era io e Mirko contro te e Super Allan, se non sbaglio, quindi capito? Sì. Non è la stessa, non ha lo stesso sapore, sembra. Non ha lo stesso sapore, però il sapore ce l'avrà, perché queste tre sfide che adesso io ti andrò a proporre avranno un sapore molto particolare, eh? Cosa andremo a fare? Tre challenge come nel tuo video. La prima challenge mi piace chiamarla Bounce Challenge, inventata da Enrico Lazzarato, che è lì che è bello occupato. Utilizzeremo questo bellissimo attrezzo, quindi palla che rimbalza, e dovremmo calciare al volo in quella porticina lì. Vediamo il primo di noi che riuscirà ad arrivare a 3 gol. Quindi il primo che segnerà 3 gol avrà vinto questa sfida. Okay, per la seconda sfida vediamo chi tra noi due è un po' più tecnico, perché qua prevarrà la tecnicità, ok? Quindi da una parte all'altra della piscina dovremo scambiarci i palloni. Presenti i calciatori di Serie A quando... Ah, il lancio senza farla cadere. Senza farla cadere. Vai. Messi, Neymar... Mi piace molto. Ti piace da molto. Da una parte all'altra. E l'ultima, quella un po' più importante, quella un po' più succulenta, sarà, signori, il temutissimo 1 contro 1. Eh sì, 1 contro 1, non qui in piscina. Obiettivo vincere le prime due, perché l'uno contro uno io purtroppo non... Vediamo. Mi fa male la pancia. Vedremo se otterrai la tua rivincita. Speriamo sempre. Ok. E allora, diamo il via alla prima challenge di questo video. Allora Simo, parto io o parti tu? Parto io. Avrai massimo un tocco per controllartela al volo e calciare. Ah, quindi una volta che ho preso questo posso fare un tocco e calciare. Un tocco puoi calciare, o se no al volo, sarebbe meglio calciare al volo. Primo tentativo andato. Perché qua bisogna fare meglio, Simo. Mannaggia! Sembra un po' più di precisione. Secondo tentativo. Bello! Ancora 0 gol. E ora ci penso io. Mamma mia! Com'era partita? Questa è molto bella. Questa è molto bella. Sì. 1-0. 1-0, signori. Devo recuperare. Dai, oh! Dai, ragazzi, di quanto? No, palo fuori! E allora ho l'occasione per il pareggio! Dai, sì! Nope. Ah, non è gol! Drizza la porta, non l'ha messa dove dovevo metterla. Vabbè, non fa niente. Non è gol. Timo, mi dispiace, ma qua è difficile. Qua è difficile, sembra. Sembra facile, però è bello. Sembra facile, però è bella. Allora, l'ultima sfida è l'uno contro uno. Sì. Quindi Simone, ne devi approfittare. Ok. Non parla tanto. Raga, questi erano i due finalisti del pallone d'oro, per farvi capire il livello. Vai Simo, fammi vedere. 1-2. Io ancora 0. 1-2. Io ancora 0.
Tanto ce la fai lo stesso, Simo, ma ce la faccio io così. Ce la faccio io così. E devo recuperare! Devo recuperare, 2-1. Simo, ricorda il rigore a Napoli della vostra sfida. Se non lo fai, è già quello fatta. Che sbagliasti. Simo, ricorda il rigore a Napoli della vostra sfida. Se non lo fai, è già fatta. Palo, palo non è gol. Palo. Non è gol, Simo. Andiamo. Simo. Sì. 3 a 1. Prima sfida vinta. Prima sfida vinta da Simone. Era importantissima questa. Ok, adesso passiamo alla seconda sfida. Simo, ci sei? Ci sono. E qua si vedono altri doti tecnici. Seconda sfida, anche qui dobbiamo tenere la palla al volo, signori. Questa durerà un po' di meno, secondo me. Per stabilire chi la fa cadere ci sono i giudici, giuria. C'è la giuria composta da Pierino, che dovrà decidere chi ha fatto cadere che cosa. Ragazzi, vince il primo che arriva a 5 punti. Via. Attenzione. Buono. Un po' lunga ma regolare. Ok, Samuel. Attenzione. Buona. È la stop. La stoppata male Simone. 1-0 per me. Okay. Regolare. Buono. Mamma mia, che sfida, che livello. Ok, Gallini, no. Sbagliato Samuel, punto di Crispo. 1-1. 1-1. Regolare. Attenzione. Regolare. Questa è lunga, ma Crispo c'è. Regolare. Che qualità. Ok, regolare. Regolarissima. Sbaglio di Samuel. Regolare, mamma mia! E qui ho sbagliato Samuel, ragazzi. 3-1, Simone. Regolare. Buona. Fai lo stop. Bello anche il passaggio, regolarissimo. Regolare. Buono. Quindi qua arriveremo fino a stanotte probabilmente. Imperfezione. Questa era tosta da prendere per Simone, perché il lancio non era molto buono, quindi errore di Samuel. 4-1, match point. Va bene, potete iniziare. Regolare anche qui. Sbaglio di Crispo, 4-2. 4-2. Vai. Buona, 4-2, match point Crispo. Attenzione, il lancio era buono e Samuel si è caduto. Vittoria Simone, 5-2. 5-2, signori! L'1v1, seconda sfida. Vale 3. Seconda sfida vinta da Simone, 2-0. Vediamo se concluderà col 3-0 o invece no. L'uno contro uno vale 3, signori. E allora ci siamo, signori. Terza e ultima sfida. 3 punti in palio, perché ogni gol vale un punto. Potrei pareggiare come potrei perdere definitivamente contro Simone Crispo. E allora, Simo, ci sei? Sì, ragazzi, ricordiamo, io sono in vantaggio, 2-0 per me di punteggio totale. Ti basta fare un gol e di sicuro non hai perso il video. Partiamo tra 3, 2, 1, via! Attenzione, un inizio devastante per Samuel. Punteggio totale del video 2-1, quindi per il momento, vediamo. Fare gol a Samuel non è un'impresa che è riuscita a molti, signori. Bello, bella l'intenzione, meno la finalizzazione. Allora può ripartire Samuel. Occhio allora Samuel, vediamo quale giocata tirerà fuori dal cilindro. Doppio passo. Attenzione, si sposta la palla velocemente tra le sue gambe sinuose. Attenzione, ha tre gambe a cui spostarsi la palla. Decide di usarne solamente due però per questa sfida. Attenzione, Samuel, giochi di prestigio da parte
del Ghanese, che si sposta la palla sul destro. Simo lo insegue, palla però fuori, si ripartirà da rimessa laterale per Samuel. Ok, allora palla sempre lì, come se fosse un magnete tra i suoi piedi. Attenzione, copre bene Crispo ancora una volta. Ancora Simone, allora, che è già stanco o finge di esserlo. Potrebbe essere una tattica psicologica. Occhio, Samuel attacca direttamente alla sua porta e ne approfitta dell'errore. 2-0. Oh, stessa cosa. Mi è sembrato un déjà vu, io l'ho già visto un gol del genere, Simone. 2-0. E allora se Samuel fa gol vince il video. Attenzione, prova di testa, che salvataggio. E quando si tratta dell'uno contro uno non c'è tecnica che tenga, non c'è fortuna, non c'è abilità. Andiamo Crispo, se troverà il varco giusto, se troverà la via d'uscita da questa trappola mentale che gli sta tenendo il suo avversario. Torna indietro, attenzione Simone a non sbagliare. Palla fuori, possesso di Samuel che riparte subito, non fa riposare nemmeno un secondo il suo avversario. Tutta tattica psicologica che lo porta alla vittoria. 3-0, un film che si è già visto e rivisto. E ragazzi, l'uno contro uno è la sfida di Off Samuel, c'è poco da fare. In realtà avrebbe vinto lui, a livello di sfide ha vinto Simone, perché giustamente siamo 2-1 per lui, anche se questa sfida comunque sia ogni gol valeva 3. Io avevo il rischio dalla mia parte, sì, che sì, se tu facevi un gol io ero molto avvantaggiato, sembra. Praticamente era finita, io avevo l'occasione per pareggiare, quantomeno pareggiare, e quindi l'ho sfruttata bene. Pareggio sul tuo canale, pareggio sul mio canale. Altro Crispo sfida con Off Samuel. Oh. A breve. Ora li stiamo abituando a troppe sfide. Poi magari perde di credibilità. Va bene. Sempre un piacere, come sempre. Ragazzi, ringrazio immensamente Simone Crispo. Io lo ringrazio. È finito così questo magnifico video. Forse l'ultimo video in Ville Leeds, chi lo sa. E ci vediamo nuovamente con altri video sul canale. E prossimamente vi farò sapere la mia destinazione del prossimo anno, signori. E con questo video è tutto. Ciao ragazzi. Ciao.